Bentornati insieme a Apocalisse 91 a Let's Play di Crash Bandicoot XS per Game Boy Advance. La volta scorsa abbiamo fatto i primi due livelli del secondo mondo, oggi faremo l'ottavo, il nono e forse anche il decimo, dipende dal tempo che ci impieghiamo. Questo nuovo livello si svolge nelle fognature e come primo nemico abbiamo la mitica aspirapolvere con gli occhi. Viva! Ok, chiudiamola. Potrebbe spazzare troppo. Togliamola quel brutto incarico che è pulire. Oh, acqua. Attenzione. Immaginavo di... Benissimo. Evviva. Buono, lasciamo stare, l'importante è che sia abbia iniziato. Bonus in modo da utilizzarlo come checkpoint, ci aggrappiamo a questa bellissima coda azzurra. Ammazziamo il topo, scendiamo, ok. Che serve per andare da una parte all'altra senza arrivare a eventuali problemi che sono, penso, a cadere in questa melma verde che ci ucciderebbe. O altre cose. Questo ci sentiamo anche con la scatola. Attenzione, questo invece è uno scienziato che aspetta, non so cosa, e spara del fuoco da quella pistolina che avete visto lì. Ok, meglio prendere qua perché c'è una vita. Infatti, io ho di vite, potete lasciarmi vite e aku sono fondamentali per me. Quelle anche al costo, non ho proprio il costo di morire, però se ha la possibilità di prenderli, li prendo. Le reazioni qua sono proprio strane, devo metterlo perché... Attenzione. Anche con grandi distanze si riesce a distruggere dei nitro. Anche con la super spanciata, se hai una nitro abbastanza vicina puoi distruggerla senza farti niente. È molto comodo in certi casi, in altri no, però in certi sì, diciamo. Ok, scivolata anche per ammazzare il topo. Ok, attenzione, dopo si è tornato nel momento sbagliato, bisogna beccarlo nel momento giusto. Maledetto. Oh, aspettiamolo ormai, tanto. Muore. Ok, qua dobbiamo fare una discreta attenzione perché quei mostriciattoli lì si uccidono indipendentemente se gli andiamo di fianco o addosso saltando. Comunque finiamo il livello, quindi è tutto a posto. Saltiamo. Qui. E muoviamoci verso squali affamati, il nono livello del gioco, il secondo livello acquatico. Ovviamente qua c'è molta. Ci sono molti squali. Il titolo appunto prevede la maggiore presenza di squadre, maggiore presenza di squadre. Infatti già tre possono sembrare pochi, ma quattro, ecco, non sono più pochi. Attenzione allo spino che ci blocca. Spino 5, 6, 7 squali, uccisi tutti. Ovviamente queste sono meduse, non so come si uccidono, non so neanche se si possono uccidere, so che è meglio stare lì alla larga. Checkpoint, casse, altre meduse, fammi lontano. E
Un altro squalo, beh, non può mancare uno squalo. Impossibile. Ho perso il conto, ma comunque sappiamo che sono tanti. Perché ne troveremo di altri. Troveremo soprattutto. Quali sono meduse maledette? Molto pericolose, devo ammettere. Distruggiamo tutte le casse di giusto per farvi vedere. Un altro squalo. Pesce palla, due mine, una dietro l'altra, e uno squalo e una vita. 32, signori. Cristallo, e ovviamente l'oro. Ok, i serpenti marini, come possono mancare questi bellissimi bestioni verdi, che non so esattamente se sono serpenti marini, io li chiamo così perché somigliano a serpenti. E comunque concludiamo il livello. Non so se faccio a tempo, ma dai, facciamo. Proviamo, sì, dovrei riuscirci. Facciamo anche il decimo livello, visto che ci sono tra le rovine. E qua incontriamo nuovi mostri. Mostri nemici, come li volete chiamare. Ovviamente questi mostri qua non si possono uccidere facendo la rotolata. Ho preso una vita. O saltandoci sopra. Infatti, avete visto, bisogna fare solo e soltanto la scivolata per uccidere quei mostri. Ok, cazzo, lasciamo stare perché... No, faccio... Oddio. Sono infatti protetti, ecco. Così posso finire di spiegare quella nemico, là. Mi dà fastidio il fatto che sono morto così schifosamente, però ovviamente qua la vita c'è ancora la vita, sì, è vero. Ecco, se volete riprendere la vita anche dopo una morte, l'unico modo è aver trovato la vita in una cassa col punto di domanda, altrimenti la scordate la vita. Ma andiamo avanti, tanto non mi interessa. Aspettiamo qua la pedana. Prendiamo il cambio e arriviamo in stazione. Un checkpoint. Queste case qua sono super rafforzate, serve la panciata, una super panciata, non penso sia necessaria, però dicono che è necessaria, altrimenti non ce l'avrebbero fatta sbloccare. Però va bene, il gioco è lui che comanda. Ok, prendiamo la vita anche nella scatola di jackpot. È un altro modo per trovare un'altra vita anche dopo essere morti. Perché come ho già detto, quando prendi una cassa con una vita e successivamente muori, anche lì vicino la cassa diventa normale e non puoi più quindi prendere... No, prendere la vita. Ok, distinguiamo questo essere qua. Mi sono buttato su quella cassa di ferro perché serve per attivare il passaggio. Un passaggio che userò per... che userò per andare avanti. Però, a quanto pare, questa morte non è proprio che ha giovato alla... Ok, ce l'ho fatta senza morire stavolta. Vediamo di continuare. Ok, prima. Qua vediamo se riusciamo a prendere la vita, sì. Perfetto. Ok. Tante casse. E hanno, ah, sì, tre hanno anche il coraggio di resistere. Uccidiamo questa mostra, uccidiamo quest'altra e quest'altra ancora. Tre a decidere. Bellissimo. Ok.
facciamo il bonus perché è come se fosse un checkpoint per me. Anzi, vediamo. Io ho il checkpoint di solito di fare i bonus. Quindi sarei potuto ammazzare felicemente adesso, sarebbe stato per me, ecco. Però sapete, siccome ci potrebbe essere una buona presenza di vita, ho deciso di farlo. Ok, ma bisogna non fare scemate, anche se forse mi sarei potuto buttare giù, sì. No, sì, mi sarei potuto felicemente buttare giù. Qua invece non mi sarei potuto felicemente buttare giù perché in effetti va in diagonale là. Da, ecco, mi sono sbagliato. Salto stupido. Queste lucertole non danno parecchi problemi, infatti non sono ancora morto, per fortuna. Contro di loro però, sapete. Si sta male. Aiuto. Preso per un per. E concludiamo il livello. Con 38 vite. Bene. Purtroppo devo interrompere qui. Saltiamo. E ci vediamo alla prossima. Ciao.